Ma buongiorno o buon pomeriggio a tutti. Gli esseri umani hanno il desiderio di voler sfidare i propri limiti, ogni secondo, ogni minuto e ora della loro vita. In questo momento io sto sfidando me stesso a fare la doccia dopo aver mangiato e capire se davvero mi succederà qualcosa. Ma parlando di cose serie, alcuni non si sono limitati soltanto a fare stupidate per sfogarsi un po'. Hanno battuto dei record pazzeschi e folli che andremo a vedere oggi. Prima di cominciare vi ricordo di dare una piccola occhiata alla pagina Instagram del canale e se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Piercing. Per molti fare dei piercing vuol dire soffrire in modo assurdo e solo il nome mette paura. Voglio dire, ho visto tantissimi avere paura di farsi forare il corpo. Altri invece, come questo tipo qui, non hanno la minima paura dei piercing. Si chiama Rolf Buchholz, viene da Dortmund in Germania e come passione batte record mondiali, precisamente record che riguardano i piercing. Ne ha ben 453 in tutto il corpo, di cui 158 solo intorno alla bocca. Attualmente ha circa 60 anni, ma ha scoperto questo fantastico mondo 15 anni fa e da allora non è più riuscito a smettere di bucarsi, per fortuna non con la droga. La cosa più sorprendente, o almeno a parere mio, sono i 278 piercing che ha nella zona dei genitali. Ecco, perché? Ovviamente non voglio vederli per crederci, mi piacerebbe solo sapere come hanno fatto tutti quei piercing a stare lì. Salto con gli sci. Il record per il salto più lungo con gli sci in una competizione è veramente affascinante perché il vecchio record era stato battuto due volte in un solo giorno. Il 15 febbraio 2015 Anders Fennemel ha stabilito il primato mondiale di distanza, ottenuto con un salto di 251 metri e mezzo dal trampolino. Ma il 18 marzo 2017 Robert Johansson per poco è riuscito a battere Andersen con 252 metri di distanza saltati. Lo stesso giorno, un pochino più tardi, Stefan Kraft, il campione austriaco, ha messo gli occhiali da sfida e ha dimostrato che tutto è possibile, superando di un metro e mezzo il nostro Robert. Alla fine la competizione però si è conclusa con la vittoria della squadra di Robert per la performance migliore. Tutto ciò si è svolto al 29esimo FIS mondiale, in Norvegia, al Vikersundbakken, posto in cui sono stati battuti negli anni ben 9 record. Maggior tempo nel ghiaccio. Questo è forse uno dei record più pericolosi nella lista, quindi evitate assolutamente di provarci. Visto che rimaniamo in tema invernale, parliamo ora del maggior tempo passato nel ghiaccio. Cioè, io in estate indossavo un maglione di lana, non immagino come Wim Hof sia riuscito a battere così tante volte un record del genere. Il 10 agosto 2019 ha resistito più di 2 ore in un box pieno di ghiaccio, indossando solo un costume, e lo ha ripetuto più volte. Prima questo record era detenuto da un cinese di nome Jing Song Hao, che nel 2011 aveva resistito ben 1 ora e 53 minuti. Comunque sia, il nostro olandese Wim Hof ha affermato che poteva stare anche molto più tempo nel ghiaccio. Ma non ne aveva bisogno avendo battuto il record. È riconosciuto nel suo paese anche come l'uomo ghiaccio. Addirittura spesso e volentieri si fa delle tranquille nuotate in laghi ghiacciati la sera, giusto per scaldarsi un po' prima del prossimo record. Maggior numero di cannucce in bocca. Da quando McDonald's ha smesso di distribuire cannucce, la vita sta diventando difficile per quelli che vogliono battere il record, forse, ecco, più strano, non so come definirlo. Per spiegarla in breve, bisogna ficcarsi più cannucce possibili in bocca, ed è fatta. Beh, non so in che modo bisogna esercitarsi ogni giorno e non lo voglio nemmeno sapere se devo ficcarmi cose strane in bocca. Ma un certo Manoj Kumar Maharana di origine indiana non importa minimamente dei miei discorsi. E ha battuto un record mondiale mettendo 459 cannucce proprio in bocca, per ben 10 secondi battendo il precedente record di Simon Elmore di soli 400. Sì, soli. Andiamo avanti che è meglio. Pattinando con le mani. Negli anni abbiamo visto molti record sugli skate o sui pattini, ma questo qui è leggermente diverso e alquanto insolito. Che vi sconsiglio assolutamente di provare se non volete rompervi qualcosa. Mirko Hansen, tedesco dalla nascita, ama andare sullo skate o sui pattini ed è anche uno di quei pochi ad andarci con le mani. Detiene attualmente il record per aver percorso 50 metri in 8 secondi, indossando appunto dei pattini con le mani.
Quando gli è stato chiesto per quale motivo avesse voluto fare una cosa del genere, ha semplicemente risposto che gli sembrava la più fattibile tra tutte quelle viste nel libro dei Guinness e voleva assolutamente entrarci in questo libro, ambito da molti. In effetti sono indeciso su cosa sia meglio, se infilarsi 400 cannucce in bocca o andare a testa in giù sui pattini. Nel dubbio non farò nessuna delle due. Hula Hoop. L'attrice tedesca Dunja Kuhn è riuscita a battere un record alquanto semplice da vedere, ma difficile da eseguire: far girare simultaneamente 59 hula hoop con più parti del corpo. Oltre che attrice, è anche una hula hooper professionista. Non pensavo esistesse davvero una cosa del genere. Ha lavorato a Londra per 2 anni, dove ha fatto molta esperienza per battere il suo record, per poi tornare in Germania. Ha una vita molto completa e vuole assolutamente batterlo di nuovo questo record, il prima possibile, per non farselo togliere da nessuno. È molto possessiva su certe cose. Dadi e gatti. I gatti sicuramente non sono i primi animali che vi vengono in mente se vi parlo di Guinness World Record. Negli anni molti hanno provato ad addestrare gatti per farli fare cose, ma come sappiamo benissimo, a tutti loro non piace farsi comandare, a quasi tutti dai. Io ne ho 2 e appena provo ad accarezzarli è come se stessero facendo un favore loro a me. Insomma, anche troppo pigri sono. Comunque, un padrone di gatti ha sfruttato queste caratteristiche interessanti del suo animale, facendoli compiere l'impossibile e quindi facendolo entrare nel Guinness World Record. Bibi, questo è il nome, è riuscito a tenere il maggior numero di dadi nelle sue zampe in equilibrio, cioè 10. È stata scoperta casualmente questa sua abilità e da allora è diventato un vero fenomeno di internet. Se volete, su YouTube potete trovare alcuni video di questo gattino che tiene sulle zampe anche delle carte da poker. La cosa che più mi sorprende è come faccia a stare fermo e non fare neanche un movimento. Lanugine. Noi esseri umani dobbiamo lavarci spesso perché sennò rischiamo di puzzare e accumulare sporco facilmente. Questo sporco può formarsi ovunque, è uno dei posti da tenere sempre d'occhio è il nostro ombelico, infatti lì si può trovare molta lanugine senza accorgersene e vi assicuro che è anche solo un grammo di quella roba puzza più della tachipirina. Ma un uomo che non ha paura della morte ha deciso di battere il record per il maggior numero di lanugine tenuta in un barattolo o più. Si chiama Graham Barker e dal 1984 sta collezionando lo sporco del suo ombelico. Ha detto che è il suo hobby preferito. Un giorno dopo essere tornato da lavoro ha tirato fuori la sua lanugine facendo la doccia, ma in quel momento si è chiesto quanta poteva produrne nel suo arco vitale, arrivando nel 2010 ad averne 22 grammi ed entrando così a 45 anni dentro il Guinness World Record. E ancora adesso sta andando avanti con la sua collezione, vuole vedere fino alla morte quanto sporco riesce a trovare. Ecco, se siete curiosi, sappiate quindi che in 26 anni potreste averne 22 grammi, ma penso che in pochi lo siano, quindi andiamo avanti. Anzi, prima pausa quiz. L'ultima volta ci siamo lasciati con un quiz forse fin troppo semplice. Vi avevo chiesto perché si disegnassero delle linee rette davanti a un pollo o una gallina e la risposta è per ipnotizzarlo. Infatti è uno dei metodi più comuni per riuscire a controllare questi animali per qualche minuto o secondo e tenerle buone. Per saperne di più guardatevi il video sugli animali e andiamo avanti sul serio. Salto più alto. Questa foto mostra un uomo che si sta buttando nel vuoto senza alcuna protezione e senza alcuna paura, con un solo costume addosso. Ovviamente sappiamo che è fisicamente impossibile sopravvivere a una caduta del genere, quindi molto probabilmente è photoshoppata, ma non per questo non esiste un record che riguardi il salto libero più alto. Questo sport è il salto dalla scogliera ed è diventato tale soltanto dopo molti anni di tuffi. Il record attualmente appartiene a Lasse Scheller, che con molto coraggio si è buttato da ben 58.8 metri, quasi 5 metri in più della Torre di Pisa. Ehi, non ci provate nemmeno per scherzo, le scogliere fanno male e sono persone orribili. La più grande formazione aerea. E se siete andati un attimo sul canale di gaming a dare un'occhiata e magari iscrivervi per avere ben 2 mesi di fortuna senza limite, passiamo ora al numero 1 della classifica. Lo skydiving è uno sport pericoloso da fare di sicuro, ma lo è anche di più se si cerca di battere un record mondiale e forse è il più incredibile è quello della formazione aerea di skydiving con più persone. Immaginate che difficoltà coordinare ben 400 persone, una vera pioggia di esseri umani che si è lanciata sopra Kahuna in Thailandia a ben 350 km orari. Questo sport, come detto, non è semplice, non bisogna semplicemente tenersi la mano mentre si scende, bisogna proprio creare una formazione coi fiocchi da mostrare per vincere la competizione.
Questo record comunque è stato diretto dalla controfigura di James Bond, chiamato BJ Worf, nel febbraio del 2006. Io non ci proverò mai, anche se volessi non saprei dove trovare 400 amici. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e spero sappiate che sono record davvero tosti da battere. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.